persone a streamare di più in cambio di una statuetta di quel pechegno vestito da Gesù Cristo. Mi fa ridere, ma credo sia così. È la stessa, cioè, non so, non voglio dire che sia peggio, ma mi sembra molto... Sì, cioè, non so come spiegarlo. Fede Basta, io l'ho conosciuto... adesso non voglio dire una cagata, ma Sfera e Basta, io me lo ricordo che venne quando io ero al muretto con Emis e uscì il mio primo disco autoprodotto che smazzava a mano, Patacake, che Sfera e Basta venne al muretto a comprarlo, lo vendevo tipo il fumo a 5 euro così, e basta, poi e basta, che poi non ho più, non ho più visto. Ti capita di ascoltare la sua musica? Onestamente no. Oggi i numeri dicono che... Non vedo da anni, cioè io Cosimo non lo vedo da anni, non ho mai l'occasione di parlarci. Non ho l'urgenza e la necessità di sentirlo per cosa? Per farci un pezzo insieme, cioè per far pace per poi fare un pezzo insieme. Io l'ho vissuta tanto il rap dall'interno, ed è un po' così. È un po' ti mandi a fare in culo oggi, e poi però quando esce il disco ci dobbiamo supportare, facciamo la collab insieme e poi ci rimandiamo a fare in culo. Non è un ambiente, lo dice Fabri Fibra, il 99% della scena rap italiana è finta, io sono perfettamente...